Raga, vi giuro sulla mia stessa vita che non c'entra. Io questa cosa non c'entro. Allora, molte volte noi facciamo delle serie roleplay, voi sapete, no? Facciamo tipo delle serie recitate dove succedono cose su Minecraft. Perché è bello, no? È come guardarsi una serie TV. Io sono sempre stato molto trasparente da questo punto di vista. Però questa volta non è una serie che io ho programmato. Ti vi giuro su quello che volete, io non c'entro una beata minchia. Prima io ero entrato nel mondo, vi giuro, avevo il backup grazie al signor Gesù Benedettino. E praticamente adesso guardiamo. Allora, c'è sto qua. Io ho già letto sto libro e ho detto: ma che minchia è? Mi presento, sono lo sconosciuto. E la paura e il mistero trascino dietro di me. Questo mondo ormai è infettato. Paura dovrete avere di me. Allora, io ho già dei sospetti su qualche amico mio. Vi giuro su quello che cavolo volete che non c'entro una beata minchia. Infatti adesso, scusate per la parola, non... devo smettere di ripeterla anche perché è una parolaccia. Allora, io direi di andare, anche perché poi qua chi è che sa costruire così bene? 89, 1432. Allora, 1432 così è tecnicamente è giusto. Quindi io, ecco, è da questa parte che devo andare. Allora, io ora ripeto... Credo che sia un'amica, ok? Un'amica che fa parte di questo server. Però, non lo so, io sto registrando e non so se caricherò questo video. Ho come un'idea di sì. E magari possiamo continuare in forma roleplay questa cosa, ma la persona che ha fatto questa cosa verrà bannata perché ha distrutto il server e avrebbe potuto distruggerlo per sempre. Non sto scherzando, verrà bannata questa persona perché non è divertente e avrebbe distrutto un intero server con il quale noi abbiamo giocato... Per niente, quindi state certi che se troviamo questa persona e la troveremo, e fidatevi che le mie abilità logico-deduttive sono sono molto elevate. Vabbè, me la tiro da sola, ma giusto per dire, no? Che comunque ci metteremo poco per capire quello che chi è stato. Allora, e non c'entra niente. Allora, io vi giuro, non c'entro niente. Raga, ve l'ho giurato sulla mia... Allora, io non l'avrei mai fatto, ma ve l'ho giurato sulla mia vita. Allora, vi giuro, non c'entro niente. A 1687, 1492. Allora, vediamo un attimo. 1687, 1492. Scusa, dovevo andare da questa parte. E è così, giusto, 1400. Allora, da questa parte dovrebbe essere. Sto andando giusto. Raga, ve lo dico, Cioè, appena trovo qualcuno e so che magari questa persona qua... Starà sicuramente guardando questo video. Chiunque sia questa persona, e ripeto, so già chi è, potrebbe essere bannata. Quindi si faccia scoprire immediatamente. Perché non è una... Ok, ci sta, è una cosa figa questa. Perché comunque ammetto che comunque dico cavolo, cioè c'è uno sconosciuto, cavolo, che figata, no? Però, cioè nel senso, non ci metteremo molto a capire chi è lo sconosciuto. Perché, ripeto, questo non è un roleplay, ok? E nessuno qua è un genio del male. Allora vabbè, scusate se vedete quella luce dietro, ma ripeto, non mi sono preparato niente. Ho trovato questa cosa. Devo dire che mi sta intrigando però sta cosa, Vi giuro è un genio quello che ha fatto. Allora, se la mia sfida vorrei accettare, una delle seguenti risposte dovrai dare. Sì, no. Segna con una X ed io saprò. Arrivederci a presto, lo sconosciuto. Raga, cosa facciamo? Perché io so chi è che ha fatto questa cosa. Io lo so chi è. E l'ho sconosciuto, non è tanto sconosciuto, ok? Signor... signorina... Non è tanto sconosciuto lo sconosciuto, perché è molto molto semplice da capire chi è in questa situazione, Quindi... Sconosciuto direi non tanto. Poi comunque se vado a vedere la console posso benissimo capire. Ma anzi, adesso andiamo a vedere un attimo insieme la... Allora, prima di tutto facciamo così, raga. Facciamo così. Dato che comunque questa cosa è abbastanza intrigante, io una X, devo dire, la metterei. Però vabbè, vediamo se continuiamo. Perché io ho già capito di chi si tratta. Ok, cioè nel senso, credo, sono assicuro all'80% di chi sia. Infatti adesso andiamo a vedere un attimo la console. Allora raga, ora spetta a voi. Io ho delle idee su chi è stato. Ho anche messo X perché a me intrigherebbe che questo tizio, insomma, qua facesse questa cosa qua. Voi cosa ne dite? Dovrei per caso accettare questa cosa? Oppure no? Cosa dovrei fare secondo voi? Dovrei lasciarlo perché io ho già capito il suo nickname, ho già capito tutto, ok? Cioè, vabbè. Se voleva, cioè, insomma, non si può fare, cioè, come pretende uno di essere infettato da me, puntini, puntini? Cioè, come si può? Cioè, nel senso, è abbastanza ovvio
che non è possibile che uno sia non si accorga di chi è entrato nel suo server se va a vedere la console. Cioè, nel senso, queste cose succedono solamente nei video roleplay come il mio o come quello di altri youtuber. Ma è molto semplice capire chi entra nei server, no? Ovviamente, raga. Quindi, per favore, queste cose non funzionano molto. Cioè, io adesso potrei bannarlo, per esempio. Anche perché, vi giuro, non lo conosco. Non conosco chi è questa persona qua. Bannarlo o bannarla, eh? Allora, aspetta, devo andare ad investigare di più. Allora, scusate se sto volando in spectator, ma dovevo andare a vedere. Praticamente, in questo mondo, ci sono degli amici, delle persone che comunque, cioè, nel senso, io non è che conosca molto bene. E vediamo se questo nome qua corrisponde a questa persona qua che c'è da questa parte. Io sono sicuro che non c'entri molto questa persona qua, poverina. Però vediamo un attimo. Anche perché qua, raga, io vi giuro, c'era un pisello proprio qua distrutto. Io non l'avevo registrato perché ho detto, vabbè, un semplice griff. Che cavolo vuoi che sia? Cioè, nel senso, non è successo niente. Però adesso vediamo un attimo. Allora, a parte finire le cose, bla bla bla, vabbè, ok. Però sto cercando di capire se c'è un cartello, un qualcosa che mi possa dire questa è casa di, questa è casa di, capito? Qua non c'è molto. A parte, ma che cavolo? Ok, questo è un sistema di caverne che va sotto. Ok, dovete aiutarmi a cercare di capire bene chi sia questo signorino qua. Perché, ripeto, io ho delle idee e se non è uno è l'altro, ok? E capirò molto in fretta, perché non è che ci voglia un genio a capirlo, no? Cioè, nel senso, adesso non è che abbiamo a che fare con dei geni del crimine. Dunque, allora, ditemi se volete che continuiamo, perché, allora, se non lo capisco ve lo dico sinceramente, non ho capito chi è. Se invece lo capisco, dico, vabbè, continuiamo in forma roleplay, ok? Questa cosa qua, perché comunque è abbastanza intrigante, nel senso, ci sta, no? Però mi ha lasciato un po' perplesso, nel senso, comunque, cioè, nel senso, si dovrebbero dire le cose prima di distruggere un intero mondo. Mentre stavo editando, raga, ho notato una cosa, ho notato che io non stavo spiegando benissimo. E adesso vi spiego meglio cosa intendevo dire. Allora, praticamente io dalla console ho notato il suo nickname, il nickname di questo tizio, l'ho notato, ma non sono sicuro sia lui. Cioè, nel senso, non posso saperlo perché non ho la core protect nel server. E questo è un problema, questo è un grande problema. Purtroppo ho avuto dei problemi con la Core Protect e non sono riuscito a metterlo. Non lo so, quindi, come, cioè, chi è effettivamente stato. Io posso vedere dalla console chi è entrato e chi no, ma non sono certo al 100%. E questo è da tenere in considerazione, perché se non sono certo al 100% vuol dire che potrebbe essere una persona piuttosto che un'altra. Perché sono entrate più persone durante lo stesso momento. Peraltro potrebbe essere benissimo anche stato un mio amico. Ma perché, chi è che è stato a distruggere per esempio questo video? Forse è bruciato qua. Qua non c'è niente, no. Questa storia devo continuarla meglio, perché mi sta intrigando. Devo capire chi è, per forza. Dobbiamo capire insieme. Oh raga, vi giuro, sono sconvolto. Ma io non so nemmeno se caricare questo video, perché non vorrei dare più ragioni a questa persona qua di continuare a fare questa cosa che sta facendo. Perché se continua, poi lo sconosciuto di sto cavolo, cioè, immagino benissimo che cavolo sia, perché chi è che può scrivere in questo modo? Cioè, raga, ve lo dico, non lo so, scegliete voi se, perché io da una parte non vorrei scegliere, perché sono arrabbiato in questo momento con questa persona e vorrei bannarla, soprattutto perché mi ha distrutto un intero mondo, quindi non lo so, scegliete voi. E vi giuro, di nuovo, sono serio, non c'entro niente. Io non sapevo niente di questa cosa. E sarebbe anche ingiusto se io l'accettassi. Non lo so, vabbè, scegliete voi, insomma. Fatemi sapere. Ci vediamo al prossimo video. Speriamo sia più tranquillo.